Ok, buongiorno, oggi è il 31 marzo, siamo in piena emergenza Covid, il che vuol dire che siamo appunto ognuno nei suoi ambienti e quindi dobbiamo limitare le distanze e ci vediamo via web, via video. In questo caso oggi l'intervista è con Chiara Germiniasi, che è un medico fisiatra, adesso ci racconterà un po' della sua professione. L'obiettivo di questo incontro virtuale per noi è anche rispondere alle esigenze delle famiglie. Quindi la Fondazione Fred Stroke, che si occupa in prevalenza di famiglie con bambini con paralisi cerebrale infantile, abbiamo un po' mappato i bisogni proprio in questa fase acuta e c'è la necessità comunque di avere chiarimenti anche dagli esperti di settore, in un settore che è quello della riabilitazione, in questo caso che particolarmente vicino alle nostre famiglie. Allora, le regole del gioco: uno ci si dà del tu, ma non mi sembra un problema. La seconda regola è che siamo ciascuno consapevole del proprio ruolo. Io sono un genitore, quindi so molto di quello che succede nell'ambito di queste famiglie, quello che vuol dire essere caregiver, e dall'altra parte invece abbiamo Chiara, che è appunto un medico fisiatra specializzato su quella che è la fisiatria pediatrica. Raccontaci tu comunque, lascio a te raccontare. Vabbè, ciao Francesca, per noi non è un problema darci del tu perché ci conosciamo da un po', direttamente anche per interposta persona di tante mamme che fanno parte del tuo gruppo. Sono Chiara Germiniasi, come diceva Francesca, sono una fisiatra dell'età evolutiva e lavoro all'IRCCS Eugenio Medea, l'associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini da parecchi anni, perché ho iniziato a lavorare qui il mio secondo anno di specialità. Mi sono innamorata dell'ambito pediatrico, che peraltro avrebbe già scelto negli ultimi anni dei miei studi di medicina, ed eccomi qui. All'interno del mio gruppo, che è quello della riabilitazione funzionale, che è diretta dal dottor Piccinini, io sono la persona che si occupa di paralisi cerebrale infantile e nella specificità dell'intervento precoce, diciamo così, nel senso che ho avuto da parte dell'istituto lo scorso anno il riconoscimento dell'alta specialità sulla paralisi cerebrale infantile e lavoro con un'equipe multidisciplinare all'interno dell'istituto nell'approccio anche di bambini molto molto piccini, perché all'interno dell'istituto c'è un reparto in cui i neuropsichiatri infantili ad alta specificità e specializzazione hanno anche tutti i compiti proprio di presa in carico precoce, anche di dimissione protetta dalle TIN. Quindi io faccio anche la consulente in questi ambiti molto, molto dedicati. Ti capita anche di fare consulente anche in altre strutture? Da un annetto circa, dopo una condivisione dell'esperienza di un trattamento intensivo di tipo baby shift con una bambina, appunto seguita in un'altra struttura che è poi l'ospedale Niguarda di Milano, abbiamo avuto un momento di confronto, di incontro con l'equipe, diretta dal dottor Vaccari. E di lì è nata una collaborazione fattiva perché una volta al mese io vado in consulenza, presso l'unità di neuropsichiatria e vedo quindi bambini che sono seguiti dalla neuropsichiatria dell'ospedale di Niguarda e dalle due UOMPIA che Niguarda ha sul territorio milanese. Quindi buono a sapersi, perché se qualcuno avesse bisogno, quindi non soltanto sull'eco, ma anche su Milano, ci può essere la disponibilità. La prima domanda per te è appunto contestualizzata in questo momento di lockdown. Quindi le nostre famiglie vivono questo periodo in cui tanti dei trattamenti che facevano sono stati considerati differibili e quindi lo vivono come un'interruzione di quella che è la routine normale dei trattamenti di riabilitazione per questi bambini. Volevo capire appunto, Bosisio, la nostra famiglia, come state gestendo questa emergenza? Lo vediamo anche dalla mascherina, però raccontaci tu.
Allora, Bosisio in queste settimane non si è fermata come entità ospedaliera e ha, diciamo così, orientato la propria disponibilità al bisogno del momento della regione, attivandosi inizialmente in trattamenti riabilitativi di piccoli o di bambini comunque provenienti dalle neuroreanimazioni e dalle neurochirurgie che avevano necessità di dimissioni protette data la situazione degli ospedali per acuti. E quindi questo, diciamo che la mission della nostra, del nostro istituto è stata sicuramente rispettata in un momento in cui aveva proprio significato anche che lo fosse. La Regione Lombardia, come molti sapranno, in questo momento ha chiesto da alcune settimane ormai che ci fosse tuttavia una disponibilità anche ad accogliere, a destinare parte dei letti ad eventuali necessità di dimissione di pazienti che potessero avere proprio dei bisogni riabilitativi. Quindi da ieri ci siamo messi a disposizione per accogliere pazienti adulti provenienti da ospedali per acuti con necessità riabilitative e quindi è sicuramente una sfida interessante. A me viene un po' da ridere proprio perché mi ritrovo sempre a proprio raccontare di come molto spesso mi dicano: ma il fisiatra del bambino, ma che cosa sarà mai? Adesso mi ritrovo da cariatide della fisiatria pediatrica ad occuparmi di adulto. Penso che sia un momento in cui è importante mettersi a disposizione e quindi mettersi anche in gioco. La fortuna è quella di essere un gruppo che è molto capace di lavorare in team e quindi insomma penso che ci sia la soluzione per tenersi insieme e procedere con fiducia. Ecco. E le competenze sicuramente, quindi. Insomma, sai, poi dicono, no, che quando si invecchia si ritorni un po' bambini, sembra che ci siano delle nonnette di una certa età, per cui insomma ci faremo forza su quest'idea. Però all'interno di questa riorganizzazione assolutamente legittima, dicevamo, in cui siamo in un territorio, la Lombardia, che è stato severamente colpito, qual è lo spazio che oggi si dà invece ai bambini, no? Guarda, allora, lo spazio di Bosisio è chiaramente uno spazio particolare, indipendentemente dall'emergenza, ma anche nella nostra routine, nel senso che lo spazio di Bosisio è lo spazio di un centro di terzo livello di riabilitazione intensiva, quindi non ha un accesso di tipo, diciamo così, Diretto. ambulatoriale, territoriale. Ci ritroviamo ad avere molto, sempre più frequentemente pazienti che arrivano da zone molto distanti rispetto alla nostra situazione logistica. L'associazione nelle aree territoriali lombarde, ma anche in quelle venete, ha organizzato un'equipe di supporto alle famiglie. Le famiglie vengono contattate direttamente dal medico che si occupa dei processi riabilitativi ambulatoriali e ci sono anche delle figure, diciamo così, tecniche, quindi il fisioterapista piuttosto che insomma il logopedista, figure che possano rispondere ai bisogni in itinere, ai bisogni del momento, anche alla semplificazione di alcune cose che magari risultano un po' difficili. Non nascondo che per me, che lavorando spesso con pazienti a distanza, ho ormai da tempo l'abitudine di ricevere aggiornamenti, successi, dubbi via mail. In questi giorni, con una famiglia che si è da poco trasferita a Milano e che si è ritrovata in questa bagarre, abbiamo fatto anche una sistemazione di una statica attraverso dei contatti e attraverso il commento di video. Penso che i genitori abbiano ben presente che c'è un'equipe operativa che è costituita da me, ma anche dalle fantastiche terapiste che lavorano insieme a me, che è a disposizione, quindi via mail, sicuramente la maniera più semplice, ma anche via telefonica, noi siamo qua, insomma. Quindi diciamo sui bambini l'intensivo, il trauma cranico, la riabilitazione dopo evento acuto è garantito ancora oggi. L'ambulatoriale. Assolutamente sì. Sì, scusa, ti ho interrotto. Vai, vai.
Era il momento di mettere, diciamo così, in una situazione di sicurezza i bambini con, diciamo, una necessità di intervento differibile in buone condizioni generali e di rendersi disponibili per bambini fragili che avevano bisogno di un'altrettanta intensività e che chiaramente richiedono anche delle attenzioni di isolamento, di protezione molto particolari, che per le quali ovviamente si fa una scelta che è di priorità. Questo vuol dire che lo stesso l'ambulatoriale viene gestito a seconda delle emergenze, quello che non state facendo adesso invece è la presa in carico di nuovi pazienti, questo è quello che invece Esatto. viene rimandato nel tempo. Io coglierei Esatto. questo punto per parlare appunto di un tema che a te è molto caro, che è sia l'intensività, la precocità del trattamento. E il trattamento intensivo. Quindi, nel caso dei paralisi cerebrali infantili, vediamo sul territorio la presenza di trattamenti garantiti, diciamo, nel nostro sistema sanitario, che sono le 1 o 2 ore di riabilitazione nelle unità territoriali, e poi invece d'altra parte c'è la possibilità che voi stessi offrite di trattamenti intensivi, quindi un ammontare continuativo di ore somministrate che poi portano a dei risultati. Ci racconti qualcosa di perché è importante intervenire precocemente nelle paralisi cerebrali infantili e il trattamento intensivo verso l'estensivo? Ma nella presentazione ho messo un passaggio importante che è il fatto che, pur essendo in questa struttura che offre sicuramente delle grosse opportunità dal punto di vista dei contenuti e della qualità del lavoro, l'intento è sempre stato quello di uscire, di confrontarsi e quindi di partecipare anche ai gruppi di discussione che sono sostanzialmente il gruppo italiano Paralisi Cerebrale Infantile, con cui ormai abbiamo una collaborazione che è oltre che ventennale, e di recente, proprio ieri, abbiamo incominciato questo incontro all'interno della Silver Simpia con il professor Luzzetta. Per ragionare attorno all'intervento precoce. L'intervento precoce, diciamo che è l'emanazione della diagnosi precoce. Quello che oggi i clinici che di questa patologia si occupano hanno ben chiaro è che occorre avere un atteggiamento di impegno immediato nell'individuazione dei bambini a rischio. E in una diagnosi precoce che non vuol dire una prognosi precoce, cioè se è vero che la diagnosi precoce è estremamente importante, i clinici possono anche prendersi un pochino più di tempo rispetto alle prognosi di modificabilità, di cambiamento clinico funzionale del bambino, ma devono prenderlo in carico per incominciare ad osservare quali possono essere poi i segni che richiedono appunto un avvio alla riabilitazione. Diciamo che l'istituto si pone come istituto di riabilitazione, oltre che di ricerca scientifica in ambito riabilitativo, e quindi pensare che un istituto scientifico non investa o comunque non sfrutti delle modalità operative rispetto a quelle di un centro territoriale anche in materia riabilitativa. Suona un po' strano. Tutti i nostri trattamenti, sia che si tratti di interventi precoci che di interventi che vengono fatti in età un pochino più avanzata, parliamo quindi di bambini un po' più grandicelli, insomma, hanno una modalità di tipo intensivo. E questo è il frutto anche di una conoscenza che si è sviluppata anche nell'ambito della letteratura scientifica, che evidenzia come ci siano sicuramente dei momenti di maggiore risposta, di maggiore plasticità, che in genere si collocano nelle fasce sicuramente iniziali della vita del bambino, ma che poi possono essere anche
ripresentarsi dopo una chirurgia funzionale, per esempio, con tutta la parte di riabilitazione di training robotico del cammino. Quindi ci sono dei momenti in cui la modificabilità del bambino che viene evidenziata dal clinico che lo guarda, lo osserva e gioca a tappeto con lui, spingono a pensare che in un periodo piuttosto ridotto di tempo, perché di questo si parla, con un percorso molto concentrato, orientato, si possano ottenere dei risultati che poi vengono rinforzati e fatti propri dalla prosecuzione di un'estensività o di un percorso differente. Il punto di partenza è, diciamo così, avere ben chiaro l'obiettivo del trattamento, che si costruisce proprio osservando il bambino e verificandone verificando la propensione alla sfida, che è un trattamento intensivo, un ambiente che non conosci, nuovo, con figure differenti, può portare ad avere, insomma. Questo nel contesto specifico, visto che le nostre mamme sono il caregiver principale, ma in generale i genitori nel tempo poi accumulano esperienze anche loro e conoscenze, sono abituati a sentire dei nomi come possono essere il trattamento ABIT, il trattamento CIMT, la Constrain, oppure recentemente anche l'ABITile, quindi il trattamento che coinvolge sia gli arti superiori e gli arti inferiori. Voi fate questo tipo di trattamenti, caratteristiche, principi di reclutamento affinché persone che poi si affacciano a questo mondo possano anche capire qual è il flusso, qual è il panorama dell'offerta? Ma allora, noi abbiamo investito molto sull'intervento precoce chiaramente legato alla specificità del lavoro CIMT, che abbiamo poi coniugato in realtà in un lavoro CIMT più ABIT, che è dici anche il cosa vogliono dire queste certo, sigle? Certo, certo. Il lavoro CIMT più ABIT è un intervento abilitativo che ha un'indicazione lettiva nel bambino con un danno unilaterale, quindi con una forma di tipo emiparetico, si fonda sostanzialmente sulla limitazione nell'uso dell'arto sano e su una intensa attività che coinvolga l'arto paretico. Quando parlo di limitazione, parlo di una limitazione molto, molto blanda, che nei bambini molto piccoli che abbiamo avuto anche di recente è una limitazione fatta con un calzino, anche quello con quelli con sotto antiscivolo, mettiamola così, con sotto le ventosine, che nei bambini più grandicelli, che invece riescono a liberarsi dal calzino, viene fatta con un piccolo palmare che confezioniamo qui, molto ben tollerato, che tiene praticamente la mano e viene, diciamo così, no, così un pochino sopra il polso. È un palmare che viene utilizzato per 3 ore al giorno in 3 differenti interventi abilitativi, in 3 spazi di intervento, mettiamola così. Sabato e domenica comprese. L'intervento CIMT più ABIT dura 6 settimane e può essere fatto in regime di ricovero, con una modalità di ricovero in tempo pieno per i pazienti che arrivano da fuori regione, ma ultimamente, prima di questa, diciamo così, emergenza, avevamo avuto anche qualche apertura rispetto alla possibilità di portare in macroattività ambulatoriale, insomma in una soluzione tipo degli hospital, anche pazienti regionali ed extraregionali, mentre prima la macroattività ambulatoriale è stata dedicata soltanto a pazienti residenti in Regione Lombardia. Il percorso CIMT più ABIT nasce da una storia molto lunga. Noi abbiamo partecipato col gruppo GICI al trial multicentrico, il cui obiettivo era Di che anno, Sara? del 2006. Ok. Nel 2006. Trial multicentrico in cui numerosi partecipanti del gruppo GICI si sono divisi
in tre grossi gruppi, i centri della nostra famiglia diffusi su tutto il territorio nazionale hanno fatto CIMT, i centri, altri centri si sono resi disponibili per fare ABIT, altri ancora hanno fatto un trattamento ambulatoriale abituale, quindi le tre canoniche sedute senza nessun tipo di incremento della frequenza, insomma, dell'intensità. Il trial ha dato dei risultati molto interessanti, che sono stati quelli intanto di avere visto che i bambini avevano una buona tolleranza di questo trattamento, perché una delle grosse motivazioni, no, che avevano spinto ad approfondire l'efficacia del trattamento erano proprio quello di pensare che si potesse in qualche modo avere delle ripercussioni sugli aspetti emotivi, relazionali di questi bambini. Era una preoccupazione anche nostra. Sì, diciamolo chiaramente, no? Perché tanti bambini, mi ricordo già ancora nel 2010-2011, venivano fermati rispetto a questi trattamenti intensivi perché si pensava che potessero poi frustrarli eccessivamente dal punto di vista emotivo. Invece sia quello studio sia poi le evidenze della vita reale hanno dimostrato che... Le evidenze della vita reale ci hanno portato a cambiare il protocollo, perché noi siamo passati da diciamo così, fornitori esclusivi di CIMT a fornitori di trattamento integrato CIMT più ABIT, perché il trial ha dimostrato che CIMT e ABIT funzionano sicuramente di più del trattamento diciamo così abituale in box di frequenza ridotta in termini di ricaduta funzionale sulle competenze della mano. Il dato che a noi era parso molto interessante fu la statistica, dottoressa Facchin, che nel commentare i dati di quel trial disse: beh, poiché CIMT libera precocemente la mano paretica e ABIT ne sostiene l'integrazione in bimanualità, mi sembra che la soluzione ideale sia ragionare su una combinazione dei due. E così è stato. Perché poi la vita reale è fatta di una bimanualità. Bimanualità, certo. Tra l'altro direi che col senno di poi, anche adesso, insomma, le cose sono cambiate, nel senso che cosa è cambiato? È cambiato che i bambini arrivano sempre più piccini. L'età e limite quindi... inferiore? Ma allora, il più piccino che abbiamo trattato da questo punto di vista è un bimbo che abbiamo trattato a 6 mesi. Okay. Perché? Perché ci dobbiamo immaginare la situazione in cui noi ci troviamo, che è quella di una struttura ospedaliera. Eliasson e Novak, che sono, diciamo così, due importanti riferimenti, no, in questo argomento, hanno delle proposte di costrizione che iniziano addirittura in teen, nei bambini a rischio. Sono ovviamente proposte completamente differenti, perché è chiaro che, e questo è indipendente da tutto ciò che dal trattamento che si pone in essere, al centro noi mettiamo il bambino, le sue caratteristiche, l'età. È ovvio che le proposte che fai a un bimbo piccino, picciono, sono le stesse che fai a un bambino più grandicello, anche solo di 2 anni, di 2 anni e mezzo. Quindi la personalizzazione del trattamento è sicuramente, ancora una volta, centrale rispetto alla necessità, sì, di avere una cornice culturale di contenimento e quindi di dire quali sono i principi che stanno alla base di quello che facciamo sulla scorta della medicina dell'evidenza, e di evidenze rispetto a questo tipo di trattamento ce ne sono parecchie ormai, e nello stesso tempo però di fare, appunto, di vedere quel bambino che è lui, con la sua mano, con la sua intenzione, con la sua perseveranza nell'azione. Insomma, ogni mano è diversa, ogni bambino è diverso, e noi ci siamo proprio divertite anche nel fare delle proposte che sono molto particolari, che sono state calate proprio nel momento e nella tipologia del bambino che avevamo davanti. Abbiamo fatto baby shower. Io ricordo in acqua di Frozen, un vestito. Sì, abbiamo, dunque, non ho detto una cosa molto importante in tutte queste chiacchiere che ho fatto, è che
qui ci sono io, ma in realtà con me c'è un gruppo di terapiste, perché tutte femmine siamo, molto, ma molto sul pezzo, Molto molto, creative, oserei dire anche. molto creative, molto motivate, molto disponibili, che hanno organizzato delle cose molto, molto divertenti, molto belle. Quindi siamo passati dalla babycint in acqua di una bambina che amava, ad agosto, di una bambina che amava moltissimo appunto stare in acqua, a rappresentazioni teatrali con costumi, a tutto un lavoro di cucina, no? Noi abbiamo la fortuna di avere una cucina attrezzata e quindi aperitivi organizzati dai bambini con i genitori e festa finale dopo il percorso Quindi intensivo. l'ambiente conta, mi Quindi sembra di capire. l'ambiente conta, contano le persone, penso che sia proprio importante, ma questo ovviamente per tutti coloro che si occupano di riabilitazione pediatrica vale, entrare nella relazione, no? Farsi piccoli, abbassarsi, come diceva quel famoso pedagogista polacco, farsi piccoli, abbassarsi e mettersi al loro livello per poi elevarsi nei loro pensieri, nelle loro intuizioni. Nelle cose insomma straordinarie che vogliono fare e che tu puoi fargli fare adattandoti, adattando il contesto, adattando l'ambiente. Come? È questa l'abilitazione, no? Metterli nella condizione di essere abili e quindi di raggiungere quello che vogliono Sì, di raggiungere. essere così, capaci di osservare, quali sono le cose che facilitano e quali quelle invece che creano estrema difficoltà, e creare quindi un contesto, in cui l'oggetto, l'ambiente, l'attività diventano inizialmente facilitanti, ti portano poi, no, all'emergere della competenza e della capacità ad una modalità sfidante in cui tu puoi anche divertirti e provare, riprovare per poi riuscire. Quindi è molto importante il ruolo del tecnico, perché il tecnico deve sapere e quindi avere la conoscenza, diciamo così, scientifica, saper fare, ma anche saper essere dal mio punto di vista, perché fa sicuramente la differenza. Allora, su questo, abbiamo parlato del trattamento precocissimo, no? Perché a partire dai 6 mesi. Un messaggio di speranza che possiamo dare ai genitori che magari si trovano in questa fase con un bimbo di 6 mesi ad avere uno stop, della riabilitazione di altri 6 mesi, quindi un qualcosa che potenzialmente pesa tanto sulla vita di un bambino così piccolo. Quindi è un treno che si perde o effettivamente la neuroplasticità è fatta in finestre che poi possiamo sicuramente recuperare e aprire più tardi. Allora, questo concetto di intervento precoce non deve diventare una spada di Damocle sulla testa delle famiglie, al contrario, deve diventare forse una miccia per i amici, perché è chiaro che i primi anni di vita sono quelli più fertili e non è una, diciamo così, il procrastinare un intervento per cause di forza maggiore che chiude una porta, assolutamente. Penso che sia importante, e in questo mi ricollego ancora una volta all'importanza della diagnosi precoce, il fatto che la diagnosi precoce, ti consente di inquadrare il problema, di evidenziarlo, ma di partire subito con l'idea di possibilità, no? Di quello che si può fare. Perché noi ovviamente non saremmo neuroriabilitatori se ci limitassimo al danno, anzi, il danno è la sua codifica, puntuale, precisa, approfondita di tutti gli ambiti è fondamentale, ma è il nostro punto di partenza. È quello che io dico sempre alle mie mamme. È che occorre imparare davvero a fare il passaggio forse più difficile, che è quello di cominciare a guardare il bambino per quello che è capace di fare. Perché molto spesso
e di sottolinearlo, perché questo produce benessere nel bambino e benessere anche nel genitore che lo osserva e che diventa tra l'altro anche un validissimo sperimentatore. Noi abbiamo imparato tantissimo da alcune mamme, a me fanno divertire le mie mamme in queste giornate in cui sono qui con la mascherina eccetera eccetera, ho questi video di bambini che fanno i biscotti, le crostate, che hanno imparato ad andare sul monopattino, non sul terrazzo di casa, che vanno veloce in bicicletta, cioè si è creato proprio una specie di connessione, non lo so, in cui tu hai fatto questo trattamento specifico, hai portato ad una competenza maggiore, ma il senso del tuo intervento è che questi bambini diventano più abili fuori dal tuo intervento, fuori dal tuo istituto, e di questo miglioramento se ne fanno qualcosa per la qualità della loro vita. E quindi non so, mi ricorderò sempre questa bimbetta emiparetica che tra l'altro aveva avuto una diagnosi tardiva, una bambina proveniente dall'est europeo, dopo il percorso di CIMT era riuscita a salire sul quadro svedese. Noi abbiamo un parco giochi meraviglioso qui che non si può vedere in questo momento perché sono anche in una nicchia, ma insomma in cui ci sono anche dei giochi sfidanti, pericolosi, alti. E insomma, vederla, no? Riuscire ad avere un accesso più libero e autonomo ad una cosa che era preclusa prima, insomma, è stata una grandissima soddisfazione, ecco, più della scala di valutazione insomma, evoluta e migliorata, certo, per amor del cielo, abbiamo sempre il dovere di misurare, no? Di verificare quello che stiamo facendo. Però insomma, quando io vedo i progressi e le fotografie delle mie mamme che mi mandano i bambini con le bolle di sapone oppure l'infilare le collane o fare cose insomma che prima non erano pensabili, per me questo è molto molto gratificante. E chissà, iniziare magari bene la giornata. Sì, chissà che magari questo periodo forzato non sia anche foriero, portatore di nuove opportunità, no? Il fatto di stare comunque più in famiglia, tutti insieme, con un clima che seppur fuori sia molto pesante, però magari all'interno della famiglia permette anche qui l'emergere di altre abilità. Su questo tu hai fatto una precisazione iniziale che riguardava un trattamento intensivo su bambini che avevano avuto un danno unilaterale. Nel caso invece di bambini con danno bilaterale esistono altri trattamenti? Esistono dei percorsi, certo, esistono dei percorsi di intensività, nascono dalla nostra formazione all'interno del gruppo italiano paralisi cerebrale infantile, sono nati parecchio tempo fa, noi da anni facciamo questi cicli di intensività in momenti evolutivi particolari, quando per esempio il bambino è pronto per fare un salto dal punto di vista delle sue competenze, ma magari ha paura, magari gli serve una facilitazione o altro. E quindi sfruttiamo queste settimane di intensività con, come dicevo un pochino prima, un obiettivo che è molto piccolo chiaramente, che quindi richiede uno spazio di modificabilità piuttosto ampio, che viene raggiunto in questo spazio concentrato in cui, attraverso il training riabilitativo e quindi tutto il lavoro sull'apprendimento motorio attraverso il gioco, attraverso varie esperienze e l'introduzione poi di facilitazioni che possono essere ausili, ortesi, facilitatori di varia natura, noi spingiamo insomma l'emergere della competenza e dando, diciamo così, proprio una spinta di tipo evolutivo. Quindi anche lì non cambia l'inizio del trattamento, non cambia l'intensività e non cambia anche il raggiungimento dell'obiettivo, no? Si lavora solo forse sull'emergere di funzioni diverse. Certo, certo. All'interno del GIPCI in questo momento noi stiamo
portando avanti un trial in cui osserviamo e ci interroghiamo sul fatto che l'intensività nelle forme bilaterali possa essere, ecco, più, ancora una volta, più efficace rispetto a un trattamento estensivo, soprattutto però un'intensività sostenuta dai contenuti poi dell'intervento integrato, no? Quindi di un intervento che valuti il bambino nella sua interezza, con le sue competenze attive rispetto all'ambiente, quindi mai concentrarci sull'idea che il trattamento sia l'esercizio fisioterapico passivo o ripetuto, che è, diciamo così, il cosiddetto rinforzo muscolare, piuttosto che quello che noi definiamo il tirar su e giù la gambetta, ma proprio un intervento in cui la competenza e il movimento è il frutto in realtà di una relazione ambientale molto complessa che riguarda diversi sistemi sensoriali, che deve avere una motivazione che lo induce, insomma, uscendo dal concetto di movimento come esercizio ripetuto, per esempio di flesso estensione della gamba, insomma. Beh, questo direi che è un tema che è emerso in queste video chiacchierate. Abbiamo parlato di colleghi con Adriano Ferrari, Edoardo Picciolini, e è emerso sempre il fatto di dire le neuroscienze si sono evolute, lo studio riguardo al nostro cervello si è evoluto e abbiamo capito nel tempo che tutto ciò che era passivo e quindi non legato a un goal, a un obiettivo da raggiungere, era sicuramente poco efficace. Quindi questo possiamo dire che è un'evidenza ormai acclarata dappertutto, no? Sì, e poi la considerazione è anche che il bambino è parte attiva. Il bambino diventa parte attiva, la sua partecipazione, la sua motivazione che sostengono la sfida del terapeuta. È molto più complicato chiaramente quando un bambino è un pochino inerte o molto difficile da coinvolgere, da irretire. Però insomma anche questa è una sfida, secondo me. Si sono, anche in questo, ancora una volta torno alla capacità che dobbiamo avere noi di abbassarci, di andare a tappeto, divertirci, insomma. Io sono convinta, io mi diverto molto quando vado a tappeto, anche se non ho il fisico, ecco, però mi piace, con i bambini mi piace giocare a tappeto, ecco, non ho una modalità di visita fisiatrica così tradizionale a lettino, insomma, è nel gioco spontaneo, nella sollecitazione, nell'interazione, proprio divertendosi che viene fuori, no? Quello che... Vero. Si abbassano le barriere e emerge magari la realtà. Certo. Un altro tema che spesso viene richiesto, su cui i genitori si confrontano con gli specialisti che si vogliono confrontare, che poi spesso le risposte in alcuni ambiti faticano ad arrivare, ed è per questo che abbiamo pensato che fosse necessario invece coinvolgere gli esperti nella materia, proprio su tematiche su cui ci fosse poca chiarezza. Il tema nei bambini con paralisi cerebrale infantile, quindi è un qualcosa che riguarda soltanto l'ambito motorio, la paralisi cerebrale infantile, o impatta anche altri ambiti? Ma allora, la dispercezione è una problematica importante nella paralisi cerebrale infantile. Definiscicela anche, così almeno abbiamo la definizione da manuale. Allora, la dispercezione è... allora, partiamo dal concetto che, forse più semplice, abbiamo definito prima, no? Che il nostro movimento non è frutto dello spostamento soltanto di un segmento scheletrico nello spazio, ma che l'elaborazione di un atto motorio passa attraverso una serie di sistemi che regolano la nostra posizione corporea nello spazio, sia quando il nostro corpo è fermo, sia quando il nostro corpo è in movimento. Quindi la percezione è un intricato e complesso sistema che ci permette di ricevere
le informazioni provenienti dagli organi di senso, quindi dalla componente visiva, da tutta la componente vestibolare che sta dentro nell'orecchio, ai recettori cutanei, muscolotendinei, attraverso la quale noi elaboriamo una serie di passaggi per cui a livello del sistema nervoso centrale noi regoliamo e pianifichiamo il nostro movimento e lo organizziamo proprio attraverso un monitoraggio, un riequilibrio continuo con le informazioni che ci derivano dall'ambiente. E il nostro cervello ci permette di fare un piano d'azione, che è il piano d'azione che poi ci porta a fare il movimento, a muoverci nello spazio in direzione di un oggetto, mantenendo il controllo della nostra posizione, l'indirizzo della mano verso l'oggetto da afferrare, piuttosto che dello spostamento da fare, anche in uno spazio molto grande e così via. Quando questa modulazione, questa interazione non è puntuale e a volte, non sempre, ma in una percentuale di bambini questo disturbo c'è, i rimandi che questi sistemi sensoriali danno al nostro sistema di organizzazione del piano d'azione sono alterati, non sono coerenti rispetto all'ambiente, al momento, al compito, e creano l'evento dispercettivo. La dispercezione, cambia un pochino la storia naturale della forma di paralisi cerebrale infantile. Sono per esempio i bambini in generale, ho sempre questa parola piccola in bocca, sono per esempio i bambini che hanno una grossa paura anche quando sono sdraiati sul tappeto, e che quindi hanno questi movimenti bruschi degli arti superiori, ma che possono coinvolgere anche il capo, che deviano lo sguardo, che hanno a volte delle grimacce sfaciali, quindi delle smorfie. È effettivamente paura nell'affrontare un movimento a loro sconosciuto o è qualcosa non che... Non è solo paura, sono i sistemi di modulazione della relazione con l'ambiente che non funzionano alla perfezione e che quindi condizionano uno stato di disagio che molto spesso va altamente contenuto. Il problema dispercettivo che per esempio può rendere difficile ad un bambino anche con un discreto controllo dell'asse corporeo di stare seduto senza contenimenti, non è un problema che passa se lasciamo il bambino penzolare con le gambe, magari seduto sul tavolo con le gambe a penzoloni, ma che peggiora enormemente, portandolo a volte anche a delle forme di grande paura dal punto di vista emotivo, ma poi a delle forme di congelamento corporeo, no? Per cui il bambino si fissa, si congela con gli arti superiori, si chiude un pochino a riccio, non riesce ad attivare alcuna competenza perché... E su questo il genitore può fare qualcosa una volta che c'è stato il riconoscimento appunto di questo stato? Il terapista e cosa può fare il genitore d'altra parte? Ma in questo, secondo me, qui diventa fondamentale proprio l'alleanza terapeutica, perché i bambini dispercettivi hanno di solito un grande beneficio dal contenimento. Quindi il contenimento è il contenimento della postura, che durante l'attività può essere del corpo del terapista, di un cuscino, di quei sistemi di contenimento molto morbidi, molto accoglienti, che poi può diventare un sistema di postura. Quindi perché è importante il contenimento? Perché quando il bambino è contenuto è tranquillo, è in una situazione di benessere, l'elemento dispercettivo non interferisce e quindi tutte le competenze adattive di interazione, di esplorazione visiva, di avvicinamento esplorativo sensoriale agli oggetti con le mani, esperienze in proprio di conoscenza degli oggetti possono essere fatte in assoluta tranquillità.
mentre questi bambini lasciati a se stessi in uno spazio non contenuto sono i bambini che, pur essendo capaci di rotolare, sono terrorizzati di cadere appunto dal tappeto anche se sono a terra. Bene, direi tutto estremamente chiaro, mi piace anche molto che alla fine hai ripetuto questa parola alleanza terapeutica, che è poi il motivo anche per cui siamo qui, no? Il fatto che un genitore si possa confrontare in maniera così diretta, così chiara con un esperto nella materia fa anche poi la differenza su quello che crediamo possa essere l'outcome motorio o di qualsiasi altro tipo nel paziente stesso. Noi ci siamo detti tutti, dici pure Chiara se hai qualche altro messaggio da dare, da mandare alle nostre famiglie in questa fase epocale di quello che possono fare a casa. Vale, secondo me, ricollego questo discorso dell'alleanza terapeutica perché noi stessi clinici vediamo quanto diversamente funzionino e vadano bene i percorsi che sono condivisi e sono di affidamento reciproco e di fiducia. Che vuol dire magari anche fiducia poi nel sentirsi dire non serve più la fisioterapia, troviamo un'attività sportiva su misura, anche in situazioni di bambini che non sono particolarmente grandi, no? Mi viene da dire però su questo tema che nel vostro caso l'alleanza è anche con un terzo attore, no? Voi essendo un centro di terzo livello vedete il bambino, vedete la famiglia per un periodo, poi il bambino torna sul territorio, quindi forse anche questo fluire delle informazioni all'interno di questa triade è quello che noi pensiamo possa avere successo. Penso che questo passaggio si stia facendo un grosso sforzo anche da parte dei centri cosiddetti di terzo livello, sì. Ma anche dei centri territoriali che vivono comunque ovviamente un contesto molto diverso dalle risorse di un terzo livello, non è paragonabile, io lo dico sempre, il terzo livello è una... Questa è una frase che rubò una mia mamma che veramente ci ha lasciato un po' proprio così, dice una definizione migliore. L'intervento intensivo è la parentesi di una vita che all'interno di una vita che è molto più lunga, che ha tanti accadimenti, tante avventure, insomma, ma il centro di terzo livello noi stessi non ci poniamo nell'ottica del dire caliamo dall'alto delle proposte. Penso che soltanto una strategia di rete tra i centri di terzo livello, che sono pochi, che sono prevalentemente al nord, e i centri territoriali, sia la molla necessaria, perché io stessa da riabilitatrice di centro di terzo livello dico che la vita non è la riabilitazione intensiva del centro di terzo livello. La riabilitazione funziona quando la tua abilità la porti fuori, la porti a casa tua, nel tuo parco giochi, nella tua scuola dell'infanzia, insomma, e quindi è importante anche il distacco dal centro di terzo livello quando possa essere lasciata un po' più di margine, insomma, di distanza, di fiducia nei centri territoriali. Devo dirti che io in questi ultimi anni ho trovato davvero degli spazi di condivisione. Cioè, se da entrambe le parti c'è il desiderio di condividere un percorso e di ragionare insieme su quel bambino, in quella famiglia, e nessuno si pone nell'ottica di giudicare, e neanche appunto nell'ottica di calarsi dall'altro come l'ipercompetenza, penso che delle strategie comuni siano possibili. E questo a me personalmente è successo, insomma, è successo con le colleghe che afferiscono alla dottoressa Sassi di Reggio, con colleghi degli asili di Genova, con colleghi dei territori lombardi, un pochino più verso la Bergamasca. Ecco, non ho trovato difficoltà ad aprire
ad aprirmi al confronto io, ovviamente, anche i centri, anche i referenti. Il referente del bambino è il referente clinico del territorio. Sì. Beh, hai toccato un punto cruciale che è un po' la fiducia, no? Che poi è la base di tutte le relazioni, no? Noi genitori affidiamo a voi clinici per un momento, per una parentesi di vita a un bambino, e quindi se questa fiducia non è ricambiata, non è diffusa a tutti i livelli, poi la relazione fatica. Noi, Chiara, ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, soprattutto in un momento in cui sentivamo i bimbi piangere dietro, quindi ti rimandiamo alla tua missione, e poi speriamo di rivederci presto anche in altri contesti reali. Davvero. Grazie. Buon pomeriggio. A presto. Ciao. Ciao. Ciao.